Ciao a tutti, amici, e bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che vi approcciate al mio canale. Io sono Rachele e oggi vi faccio vedere tutti i regali del mio compleanno. In realtà, è regali del mio compleanno più bucol, perché non tutti i libri che vi farò vedere oggi sono uh, regali del mio compleanno. La maggior parte li ho comprati con dei buoni che mi hanno regalato al compleanno, però non tutti, diciamo due o tre libri uh, me li sono auto regalata. Sempre regali sono, giusto? Voglio dire... Sono tutti i libri quindi scelti da me tranne uno perché mi è stato regalato da Roberta. Roberta sapeva benissimo che io quel libro lo bramavo, lo desideravo e quindi ci ha azzeccato perfettamente. Partiamo subito con questo video altrimenti dura 1500 anni. Come sapete, ma se non lo sapete ve lo dico io, se si possiede la carta Feltrinelli, eh, quando fate il compleanno praticamente Feltrinelli vi manda un'email in cui vi dice... Ti diamo un buono da spendere in libreria per il tuo compleanno. Hai 15 euro da spendere tra eh, l'economica Feltrinelli e alcuni libri Marsilio che non superino i 15 euro. Quindi, io quando ho visto queste email mi sono fiondata in libreria per scegliermi qualcosa. Quello che cercavo io è questo libro. Che è il secondo della tetralogia di Yukio Mishima. Io in libreria ho il primo neve di primavera ehm, e quindi volevo continuare la quadrilogia, ma vabbè, non è un problema, me lo compro per conto mio, tanto non l'ho neanche iniziato, il primo quindi non è un problema. E allora eh, ho optato per un classico. Il classico che ho scelto è un mattoncino perché non potevo scegliere altrimenti è I viceré di Federico De Roberto. Federico De Roberto è uno dei maggiori esponenti del verismo italiano. Devo dire era? La letteratura vive in eterno, quindi diciamo è uno dei maggiori esponenti del verismo italiano, grande amico di eh, Giovanni Verga e di Luigi Capuana, che sono anche loro pietre miliari della letteratura siciliana. In realtà I viceré, cioè questo libro, è il secondo capitolo di una trilogia che si apre con L'Illusione, scritto nel 1891 e eh, poi continua con I Vicerè, e l'ultimo libro è L'Imperio, pubblicato postumo e incompleto nel 1929. C'è bisogno di seguire l'ordine di questa trilogia? Io penso proprio di no, anche perché I Vicerè è considerato il suo capolavoro, quindi. Secondo me basta anche leggere questo, poi se mi va vado avanti anche con gli altri due libri. Comunque qui vengono narrate le vicende della famiglia siciliana degli Uzeda. Io ho questo libro in wishlist da una vita e mezza e ho sempre voluto leggerlo anche perché voglio dire da buona siciliana se non ho ancora letto questo libro Faccio pena. E tra l'altro eh, ho scelto anche bene perché è uno dei libri che devo leggere per un esame di quest'anno, quindi diciamo che ho preso due piccioni con una fava. Non vedo l'ora di leggerlo perché sinceramente a me i classici mattoni proprio familiari, eh, tipici del genere classico, eh, io sostanzialmente li adoro, quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora. È scritto forse un po' piccolino, vi faccio vedere. Non so se avete visto qualcosa. Ho visto che c'è anche l'audiolibro su BookBit eh, che io ho scaricato, e quindi al massimo, se mi viene troppo difficile, mi aiuto con quello, ma non credo ci siano problemi. Andiamo avanti, eh, e da qui in poi ho speso i buoni del mio compleanno. Ero indecisa perché volevo prendere due libri che costavano tanto, e quindi il buono aveva senso perché. Normalmente io so, sono libri che non compro ehm, ed ero indecisa su Stalingrado di Grossman, che è il primo capitolo e poi il secondo è vita e destino. Avrei potuto optare anche per vita e destino, ma che senso avrebbe se è il secondo capitolo? Quindi al massimo io volevo Stalingrado, però raga 28 euro. Non lo so, non, non ero ispirata a spendere tutti quei soldi quel giorno e ho, mi, mi sono detta aspetterò che Adelphi faccia gli sconti che probabilmente a breve li farà. Io mi ricordo che nel periodo invernale di solito fa sconti, quindi alla fine me lo sono lasciato per, per questa occasione. Mentre ho preso il cofanetto di un libro che volevo da, da sempre. Sto parlando dei miserabili. Ho preso il cofanetto in Audi dei Miserabili perché è bellissimo e non vedo l'ora di leggerlo. Questo, se tutto va bene, lo voglio leggere quest'inverno. Cioè nel mese di... a me dicembre mi sa di mattoni. E quindi questo secondo me è perfetto. L'anno scorso... O due anni fa, non mi ricordo, ho letto Middle March, il periodo natalizio, cioè tra dicembre e gennaio, perché comunque era un mattone. Non, mh, ci ho messo due mesi per, per finirlo. E niente, mi sono, sono divertita un sacco a leggere un mattone nel mese invernale. Andando avanti, Davide invece questo me l'ha regalato, nel senso mi ha, pro, ma, mi ha portato in libreria e mi ha detto: Scegli, e io ho scelto. Jazz di Toni Morrison. Io sto leggendo diverse cosucce di Toni Morrison, cioè tutto quello che ho a casa in realtà l'ho già letto. Eh, ho letto Amatissima, ho letto L'occhio più azzurro, a casa che ho, proprio nel mese di agosto l'ho letto, un piccolo romanzo piccolissimo. Tra l'altro è uscito già anche il reading blog, quindi voi. Se l'avete visto già lo sapete, e questo mi ispira tantissimo. Harlem, 1926. Un venditore nero, cinquantenne, uccide la giovane amante di 18 anni. Al funerale, la moglie dell'uomo cerca di sfigurare la salma. Questo, l'inizio del romanzo, il cui valore va però ben oltre l'intreccio. Esso è soprattutto un grandioso affresco dell'America di colore, dove il jazz, la musica nera per eccellenza, rappresenta il principio unificante tematico. Strutturale e stilistico della narrazione. Come scrive nella post Franca Cavagnoli, jazz è un romanzo corale su un amore violentemente passionale, sul bisogno di amore, sull'amore per la città e la sua gente, sull'amore per il jazz, la forma espressiva più alta a cui gli afroamericani hanno saputo dare vita e da cui Tony Morrison da sempre trae ispirazione. Non credo io debba aggiungere altro perché. Io ho già espresso il mio desiderio di leggere tutto quello che ha scritto tony morrison i suoi libri ogni volta mi lasciano una voragine dentro ma allo stesso tempo mi insegnano tantissimo andando avanti ho poi comprato diamo per ordine ho poi comprato un libro che in realtà io non ho mai visto da nessuna parte mm. Ho visto semplicemente che c'erano delle recensioni molto positive, non conosco l'autore, credo sia un uomo, sì, lo scrittore è irlandese, eh, si è laureato in letteratura inglese e francese presso l'University College di Dublino e ha conseguito un dottorato in Modern American Literature. Il suo romanzo, Quattro lettere d'amore, pubblicato da Neri Pozza nel 2017, è stato un best seller internazionale pubblicato in oltre 20 paesi. Io ho preso Storia della pioggia di Neal Williams. Um, di questo libro ne ho sentito parlare davvero poco, se non niente, cioè lo dovevo andare a cercare il titolo perché non è che mi è capitato di sentirne parlare. L'ho scelto soprattutto perché mi sembra una lettura perfetta per l'autunno, visto che ci stiamo avvicinando a questa stagione, um, volevo, volevo assolutamente leggerlo in questo periodo. Vi dico di cosa parla. Ruth Swain, figlia di un poeta e lettrice di quasi tutti i romanzi del XIX secolo, giace a letto malata in una mansarda sotto la pioggia. Un giorno è svenuta al college e da allora trascorre le sue ore in compagnia dei. Libri ereditati dal padre. Mentre la pioggia batte sul tetto della mansarda, Ruth legge e raduna attorno a sé tutto quello che può. La vecchia edizione arancione di Moby Dick della Penguin, la copia di Ragione e Sentimento con il ritratto di Jane con la cuffietta in testa, gli appunti di Abram, il nonno. Che anziché abbracciare la chiamata del Signore abbracciò quella della pesca al salmone, i quaderni da bambino su cui Virgil, figlio di Abram e suo amato genitore, annotava con la matita le sue poesie. Finalista al Man Book Prize, Storia della pioggia è uno dei romanzi più celebrati della recente stagione letteraria, un inno al potere curativo dei libri che sorprende per l'originalità con cui svolge l'antico tema del legame tra letteratura e vita. Posso dire che mi sembra una bomba di libro. Scusate per essere arrivato finalista al Men Book Prize. Voglio dire, qualcosa ci sarà. Andiamo avanti con um, un altro libro. Questo l'ho scelto perché è il primo libro che compro di questo autore, tra l'altro recentemente scomparso. Non sapevo da quale iniziare e non volevo cominciare da Sulla strada e già qua abbiamo capito di chi stiamo parlando. E allora ho scelto, non è un paese per vecchi di Cormac McCarthy. L'ho scelto perché l'ambientazione mi piace da morire. Siamo nel Texas di oggi, lungo il confine con il Messico, si incrociano i destini di tre uomini. Uno di loro sta fuggendo con una borsa piena di soldi, gli altri due lo inseguono. Non voglio leggere altro perché non mi voglio spoilerare che cosa succede man mano, Uh, però io ho letto queste due frasi precise e mi sono, mi sono convinta. Tra l'altro, ne ho sentito parlare benissimo anche sul canale di Serafina, Storie di Sera. E non lo so, comunque sono stata ispirata ad iniziare da questo libro. Poi, uh, man mano, proseguirò. Il problema della strada è che ne ho sentito parlare veramente troppo. E quando io sento parlare troppo di un determinato libro, io automaticamente non lo voglio leggere perché ci sono troppi pareri e mi influenzano la lettura e non sono invogliata a leggerli. Quindi, questo per ora ne ho sentito parlare. Solo da Serafina e forse da qualcun altro, ma comunque poche persone ne hanno parlato e quindi mi sono tuffata in questo. Vorrei anche leggere Meridiano di Sangue, che secondo me potrebbe anche piacermi. Passiamo oltre con quelli più recenti, proprio questi li ho comprati io, me li sono regalati. In questi ultimi giorni ho acquistato la ragazza del convenience store di Murata Sayaka, eh, in questa edizione tipo tascabile. E ho, infatti costa soltanto 8 euro. Ultimamente ne ho sentito parlare benissimo, sia da Elenia Zodiaco che soprattutto da Roberta. Lei l'ha letto da poco e quindi diciamo è stata l'input finale per dire: Vabbè, lo voglio leggere anche io perché mi fido moltissimo del parere di Roberta, eh, anche perché abbiamo gusti molto, molto simili. A lei è piaciuto un sacco. E eh, mi ha detto che tra l'altro si legge in pochissimo tempo, in un pomeriggio dovrei finirlo di leggere. È scritto tra l'altro grandissimo, ha un fonte veramente gigante. Guardate, quindi sono sicura che la lettura risulterà scorrevolissima. Vi leggo anche qua la trama. La 36enne Furukura Keiko, io non sono brava con i nomi giapponesi comunque, è single e molto introversa. È sempre stata una ragazza strana, ragion per cui ha deciso di provare a conformarsi alle aspettative della società e della famiglia, abbandonando gli studi per lavorare in un Combini, un piccolo convenience store giapponese aperto 24 ore su 7. Il suo posto nel mondo lo ha trovato proprio qui, dove tutto accade come se fosse scritto in un manuale ed è sufficiente attenersi alle regole per essere efficiente, finché non incontra Shiraha. Continua a dire che non so pronunciare i nomi. Un nuovo e strambo collega, 35enne, in cerca di moglie. Il quale è convinto che il mondo si sia fermato all'epoca preistorica. Perché Keiko potrebbe trattarsi dell'occasione per lasciare il suo amato Combini e creare finalmente una famiglia soddisfacendo le aspettative dei suoi cari? O il mondo del Combini, con le sue precisissime regole e il suo singolare valore simbolico, avrà la meglio? Mi piace tantissimo la storia, quindi <ride> penso che lo leggerò a breve. Poi il eh, libro che attualmente è in lettura, ce l'ho comprato ieri e oggi è in lettura eh, e che mi sta piacendo tantissimo tra l'altro è Storia confidenziale dell'editoria italiana. Considerando che il mio indirizzo di studi è proprio sull'editoria eh, non potevo farmi scappare questo bellissimo titolo. E tutto il libro rappresenta esattamente ciò che c'è scritto nel titolo. Cioè è proprio una storia confidenziale sull'editoria italiana, è come se Gian Arturo Ferrari fosse un tuo amico d'infanzia e ti stesse raccontando come si è sviluppata l'editoria in Italia, da dove è nata, quali sono stati i primi editori e lo fa con uno stile molto semplice, che attenzione semplice non vuol dire banale, ma divulgativo, cioè in grado di farsi capire da chiunque, perché in sostanza questo è un saggio, un saggio sull'editoria italiana, ma è scritto in modo tale che tutti, veramente tutti, possano leggere questo saggio, ma non so è scritto anche con estremo umorismo. Ogni tanto fa delle battute molto molto simpatiche. E durante la lettura tutto questo è piacevole perché fa scorrere ancora meglio il saggio. Non posso dirvi eh, altro perché ho letto le prime 40 pagine, cioè, letteralmente, l'ho comprato ieri e stamattina l'ho iniziato. Quindi cioè, questo è quello che al momento posso dirvi. E mi sta piacendo un sacco, ma ve ne parlerò a lettura conclusa. Il ritmo che ho nel leggere un saggio non è il ritmo che ho quando leggo un romanzo. Quindi ci metterò un po', ma non credo troppo perché comunque è scorrevole. Poi ho lasciato per ultimo. I regali della mia amica Roberta. Questo che adesso vi farò vedere è l'unico libro che non ho scelto io, ma che ha scelto lei per me, sapendo che io desideravo tantissimo questo libro. Um, non mi è arrivato il giorno del mio compleanno perché usciva il 29 e già qua spoiler potete capire quale libro è. Quindi ho aspettato con ansia, sapendo che già la, la, la mia copia c'era, era predestinata a me. Sto parlando di Babel di uh, Rebecca. Si chiama Rebecca, vero? Comunque, l'autrice della guerra dei papaveri. Io non ho ancora letto La guerra dei papaveri, ma questo lo aspettavo da quando è uscito in America, sinceramente. Perché ha quelle vibes che secondo me mi piaceranno tantissimo. È un Dark Academia, qua c'è scritto una storia arcana, è proprio ambientata in questo college, è praticamente un istituto dell'Università di Oxford, se non sbaglio, specializzata in traduzione. E il protagonista di questa storia entra in questo istituto pensando di trovare il paradiso, mentre poi man mano si accorge che ci sono cose che non vanno. Non lo so, mi ricorda, cioè, così dalla trama. Non lo so, mi ricorda eh, l'unione di due libri che ho già letto, ossia La Nona Casa, che è un Dark Academia, e la tetralogia di Fidanzati dell'Inverno, in particolare il volume intitolato La memoria di Babel. Non lo so, forse perché c'è scritto Babel nel titolo, può essere. Comunque spero che mi piacerà tantissimo perché le mie aspettative sono alle stelle. Tra l'altro, l'edizione che ha fatto Mondadori è spettacolare. Anche se c'è gente che dice che questa è carta forno. Raga, aggiornatevi perché è carta pergamena ed è una carta che ha il, del, il suo stile e la sua importanza comunque. Tra l'altro gli Aegis, ogni atto di traduzione è un atto di tradimento. Cioè, questa cosa è bellissima. Io non amo particolarmente gli Aegis colorati, troppo particolari. Però devo dire che qua c'è un gran lavorone, ragazzi. Un gran lavorone. Infine, Roberta, siccome non, non ce la fa a regalarmi una cosa soltanto, ma io la ringrazio per questo, perché tutto il suo affetto me lo dimostra anche in questo modo, mi ha regalato due cose bellissime due edizioni Burdelax Deluxe che eh, sul sito non so quale o IBS o Feltrinelli erano scontatissime mi ha regalato tre libri <ride> che sapeva che mi sarebbero piaciuti eh, il primo è Canto di Natale che vi metto qua ma che non ho in questo momento perché mi deve ancora arrivare. E poi mi ha preso La Regina delle Nevi e Altri racconti, e questo è uno di quei libri che voglio assolutamente leggere a Natale. Proprio ha le vibes da essere, per essere letto a Natale. E tra l'altro dentro ha le immagini a colori. Questa. Oddio, c'è anche la storia della Sirenetta, è bellissimo. Cioè, le immagini a colori è, è stupenda questa edizione. Stupenda! E poi Alice nel Paese delle Meraviglie, che io non ho mai letto ed è uno dei libri preferiti di Roberta. Quindi assolutamente dovevo recuperarlo. Questo invece è scritto in modo diverso, ma mi piace comunque tantissimo. Guardate qua. Cioè, è stupendo. Stupendo. Io non vedo l'ora di leggere tutti questi libri che vi ho fatto vedere. Ma come l'anno scorso ovviamente non riuscirò a leggerli tutti perché anche il, il book dell'anno scorso uh, avevo libri stupendi che mi piacevano ma non li ho letti tutti, ma chi se ne frega voglio dire, uh, non importa e nulla ragazzi eh, la mia telecamera segna già 30 minuti e io sto, sto piangendo perché poi devo editare io quindi non mi resta altro che ringraziarvi per aver visto il video fino a questo punto mi raccomando se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e mettete like a questo video, vi dico sempre che queste due piccole azioni mi aiutano tantissimo non solo a far crescere il canale, ma a invogliare me stessa a fare sempre più contenuti. Quindi grazie di cuore per tutti quelli che finora l'hanno fatto e grazie a quelli che lo faranno. Io, come sempre, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!